lei ha portato delle cosine qui, vedo. Innanzitutto dei denti da vedere e uno strumento che somiglia lontanamente ad un accendino, un accendigas. Però sappiamo che è uno strumentino che costa forse qualcosina di più e che ha veramente un'importanza incredibile, perché adesso io sono curiosissima, sto parlando, le voglio chiedere come funziona questa CAD-CAM, si chiama? Sì, allora le tecnologie sono sicuramente avanzate. La richiesta di avere sempre delle prestazioni performanti hanno convinto le aziende e le industrie a investire in tecnologie e oggi noi possiamo nel nostro studio tranquillamente preparare un dente, cosiddetta una corona, mentre prima era necessario prendere un'impronta. Certo, prima durava tantissimo Sì. questo processo perché il paziente veniva presso lo studio, prendeva l'impronta, se Si ne face... tornava a casa per settimane oh, addirittura. sì, si faceva un provvisorio, poi tornava, si Provvisorio. limava il dente, si metteva il provvisorio, dopo si prendeva l'impronta, l'impronta veniva mandata al laboratorio odontotecnico, il quale ti mandava e quindi chiaramente, Quanto durava questo processo diciamo minimo mediamente? 4-5 sedute. 4-5 sedute, parliamo di un mese, due Un mesi? mesetto e mezzo se ne andava tranquillamente. Ecco. Oggi invece... un po' stimolati dalla richiesta dei pazienti, un po' stimolati dall'innovazione tecnologica che sicuramente tocca molto il mondo odontoiatrico, perché bisogna dire che il dentista è uno di quei medici che investe più in tecnologia. Certo. Noi abbiamo nei nostri studi, diciamo, quasi delle piccole sale operatorie, insomma, sia dai materiali chirurgici, sia dai materiali di conservativa, sia da tutto l'ambiente. Per cui noi oggi con volentieri presentiamo questa macchina che Che non è un accendigas. non è un accendigas, ma è una telecamera, è un puntale che va a riprendere per esempio la bocca del paziente, come andiamo a mostrare, e questa puntale manda delle informazioni a una macchina e viene elaborata. Quindi adesso non è più necessario prendere l'impronta con la pasta. Noi simuliamo una situazione, noi adesso siamo, questa è la bocca di Francesco Riva, questo dente è stato limato e in passato io avrei dovuto mettere un porta impronta, prendere l'impronta, mandarla in laboratorio, il laboratorio mi mandava una corona grezza, mentre adesso andiamo a simulare la cosa. Allora io prendo il puntale e questo puntale manda delle informazioni che adesso andiamo a vedere. Sul computer e queste simulazioni, Ah, eccola questa è la qua. bocca come già è presentata. Io muovendo il puntale vedo anche la risoluzione, vedo come il dente è stato preparato, posso anche controllare se è stato preparato bene, a quel punto lì lo posso ripreparare. Quindi è impossibile sbagliare così. Diciamo impossibile sbagliare perché la tecnologia e le macchine industriali non hanno errori, Certo. mentre. E allora questa immagine viene mandata a una macchina che è una fresatrice, la quale parte da un cubetto di ceramica integrale e mi prepara questa che è una corona. Direttamente, quindi Direttamente. dall'informazione che la telecamera invia alla fresatrice che Ecco, prepara già il dente. e come vedete, questo dente ha l'anatomia simile ai denti vicino. Perché Certo. l'abbiamo anche ripreso i denti vicino, abbiamo ripreso i denti antagonisti, per cui l'occlusione è perfetta, quindi non abbiamo più la corona un po' più alta, un po' più Certo, da bassa, limare, da da ritoccare in ritoccare. continuazione. E vediamo, possiamo tranquillamente avere in giro di un'ora una corona perfetta. Meraviglioso. Allora, ecco, allora ricapitoliamo. Allora, mentre prima ci voleva un mese e mezzo, poi dipendeva anche un po' dalla fortuna se si Se riusciva a andava bene. centrare subito l'obiettivo, mentre adesso un paziente arriva presso lo studio e nel giro di un'ora va via con un dente nuovo. Allora, se ha le gengive a posto, che non sanguinano, e la presa dell'impronta con la telecamera è perfetta, noi mandiamo la corona definitiva. Se ci troviamo davanti a una gengiva anche sanguinante, possiamo anche fare una corona provvisoria, la quale condiziona i tessuti. E a distanza di Ah, un mese e ecco. mezzo, noi riprendiamo l'impronta con la telecamera, mandiamo l'informazione alla fresatrice e, tanto per mostrarvi, questo da cosa partiamo noi? Partiamo
Partiamo da un cubetto di ceramica. Lo possiamo vedere. Lo possiamo inquadrare. Questa è la corona come viene formata, ma adesso ritorniamo. Allora, ecco, sì, volevo vedere quello che lei sta tenendo in mano. Questo è un cubetto di ceramica? Sì, è un cubetto di ceramica integrale, la quale da questo cubetto la macchina lo fresa e da questo cubetto esce questa corona. Ecco, ceramica. Quella, diciamo, è la materia prima, è il mattoncino, il mattoncino sul quale la fresatrice lavora e prepara il dente. Diciamo che potrebbe essere un quadrato di marmo tolto dalle Alpi Apuane e un qualcuno che è un artista, in questo caso la macchina, forma la corona. Quindi, ma la cosa meravigliosa è che tutto questo in un'ora si esce fuori con un dente nuovo. Assolutamente sì. Beh, questo è veramente complimenti. Ma lei da quanto tempo utilizza questa tecnica? Ah, questa tecnica è abbastanza relativamente recente e adesso ha affinato assolutamente le cose, quindi da alcuni mesi noi utilizziamo questa tecnica e chiaramente anche in questo caso su riabilitazioni molto molto complesse possiamo avere ancora dei risultati in futuro migliori, ma su denti, su ponti e anche in questa tecnica viene usata anche per fare le corone sugli impianti, per cui noi addirittura prendiamo un modello. Ecco qui, che esce un'altra bocca. Un'altra bocca. Vedete, questo è un modello da cui noi possiamo ricostruire, da qui è un impianto. Allora possiamo che vediamo sono degli impianti. Sono degli impianti. Questo è l'impianto come è infilato dentro l'osso. Sì. Su questo impianto viene fatta un abutment, che in questo caso è in zirconio, sì, ma può essere anche altro metallo, e per cui dall'impianto esce direttamente come un dente già limato, per cui non c'è problemi di trasparenza di metallo e quindi noi possiamo su questo impianto tranquillamente mettere una corona e che è assolutamente compatibile con l'abutment da cui esce fuori. Quindi ormai diciamo che noi abbiamo delle, potremmo anche non esistere più, diciamo. Beh, direi di no, però l'intervento dello specialista è fondamentale, siamo rimane. Siamo molto facilitati, perché io penso che oggi come oggi, anche se dietro questo c'è una tecnologia avanzatissima, ma semplificare le cose e dare un prodotto fatto a livello industriale, ma non in senso negativo, fatto con controlli alfanumerici, sicuramente noi diamo al paziente una risposta veramente esauriente. Insomma. Certo, quindi grazie a questa CAD-CAM si possono fare diversi utilizzi a questa telecamerina, incredibile, sì. Ancora complimenti. Ma è possibile intervenire anche con, come si chiamano, gli intarsi? Certo, perché questa telecamera non è altro che una telecamera che riprende il dente, per cui se noi abbiamo una cavità dentro il dente, noi possiamo riempire questa cavità, mentre prima si facevano, tantissimi anni fa si facevano addirittura le orificazioni con l'oro, si aveva l'oro coesivo e con dei martelletti noi si andava a comprimere l'oro. A riempire questa cavità. E diciamo che era una cosa di alta qualità e veramente che noi abbiamo tramandato anche dagli Etruschi, noi vediamo opere fatte in questo tempo. Dopodiché è chiaro che in un mondo come questo, in cui non vogliamo apparire sempre perfetti, è chiaro che mettere un'otturazione d'oro o d'amalgama oggi molte persone non la vogliono più, per cui abbiamo cominciato a fare le otturazioni estetiche, però queste otturazioni, essendo sempre dei materiali che si usurano, si consumavano. Oggi con la ceramica integrale noi possiamo ricostruire un segmento di dente anche parzialmente rotto e farlo aderire. Meraviglioso, veramente meraviglioso, e questo ci spiega anche perché tanti VIP, tanti personaggi famosi che noi vediamo sui giornali, in televisione, hanno tutte queste dentature meravigliose e noi a casa invece no. Quindi ecco, lei questa sera ci ha spiegato un po' come funziona e io infatti prima di chiudere il video medico di questa sera nominerei anche un altro intervento che ormai è molto utilizzato soprattutto dai VIP, che è il discorso delle faccette. Vogliamo dire di che cosa si tratta? Le faccette è ricostituire la parte esterna di un dente, perché magari ci sono dei denti affollati o ci sono dei denti che hanno delle brutte otturazioni, oppure ci sono delle discromie, per esempio un dente diverso da un altro. Di un colore anziché di un altro. Perché in effetti c'è il canino
che ha un colore più giallo e il centrale un altro colore molto più bianco. Ci sono alcune persone che vogliono avere tutti i denti bianchi. Tutti i denti bianchi e soprattutto allineati, tutti pari. E quindi oggi si fa la preparazione della parte esterna del dente consumandone una piccola parte, e queste faccette che possono essere riprese anche con questa CAD CAM. Ah, ecco, anche in questo caso può intervenire. Assolutamente sì, e vengono messe in giornata. È chiaro che queste faccette hanno un problema, che se una persona mangia una nocciolina o qualcosa così, qualche volta si possono anche staccare. Ah. Quindi è chiaro che... Ma il dente viene limato sotto o viene proprio applicato con una colla? Viene un po' limato il dente, sì. Deve essere sempre consumato, e quindi ci può essere qualche momento di imbarazzo, per cui il dentista è chiaro che deve dare una sua disponibilità. Certo, ma anche nel caso delle faccette si fanno al momento? Possono fare anche al momento. Mentre sapevo che prima venivano mandate addirittura all'estero e poi riconsegnate dopo un mese. C'è un problema anche estetico, per cui se una persona vuole un particolare sorriso, è chiaro che noi abbiamo dei campionari di sorriso, per cui in certi momenti può essere fatto anche il laboratorio, per cui il computer prepara l'immagine e in certi casi si mettono delle faccette provvisorie e poi si possono fare delle particolari caratterizzazioni. Quindi c'è il tutto di corsa, non si può fare. Certo. Si sa quello che si può ottenere e quello che si può proporre, insomma. Beh, io direi, insomma, che non è il caso di alterare completamente il sorriso di una persona, però se si può migliorare qualcosa ed essere più gradevoli, perché no? Visto che i mezzi quest'oggi ormai ci sono. Dottor Riva, come al solito io la ringrazio perché è stato esaustivo, ci ha presentato veramente delle cose molto molto interessanti. Noi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Videomedico, quindi non mi resta che darvi l'appuntamento. Vi ricordo Videomedico tutti i lunedì, tutti i giovedì a partire dalle ore 19. Buona serata.